Per il primo giorno d'allenamento in Valmarecchia la squadra da Nuova Fetta si sposta nell'impianto di Secchiano. Dopo l'immagine da sfondo inerente alla Rocca di San Leo, vediamo IDS Pietro Tamai in mezzo al campo, impegnato in una conversazione telefonica. Il telefono bolle, bolle quanto la giornata di sole che caratterizza la prima sgambata dei Rimini in questo nuovo habitat. Il telefono bolle anche perché dall'altra parte ci sono interessanti trattative che tengono in ballo la squadra biancorossa. Non a caso Tamai si sposta da una parte all'altra, aspettando che arrivi anche il patron, col quale, appena giunto sul posto, intraprende subito una breve conversazione. Grassi, infatti, vuole subito dominare la scena, parla con Muccioli assieme al fotografo del club, si sposta solo con l'allenatore probabilmente per dargli a suo modo l'imbocca al lupo, per poi posizionarsi da solo sulla sponda opposta a vedere la nuova squadra. Il sole sembra disturbarlo, ma è solo un'impressione, il patron continua ad osservare. Nel frattempo Tamai parla con Bonaventura, ancora out, seduto a parte per lui, mentre Grassi muove i primi passi sull'erba, infila le mani in tasca, berretta a mo' di rap, ma seguendo la musica di questo servizio che prende il nome del pescatore a cura di Fabrizio D'André, prendiamo in prestito la seguente strofa. E fu il calore di un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole dietro le spalle, un pescatore. Ma il pescatore, chi è in questo caso? È il DS Pietro Tamai. A lui spetta il compito di pescare gli ultimi pesci, tasselli. Seguendo il paesaggio della Valmarecchia, non verranno pescati dal Marecchia, privo d'acqua in questo momento, ma in un fiume, in piena. Mercato, nuovi innesti, vedremo. Nel frattempo, proprio il DS Tamai, a fine della prima sgambata in famiglia, ci spiega i movimenti del team biancorosso in fase di mercato, ma anche alcune interessanti iniziative per quanto riguarda il settore giovanile, augurando infine una buona stagione al club e ai tifosi riminesi. È stata una giornata abbastanza faticosa, i ragazzi hanno lavorato tanto a Misano in questi giorni, oggi è stata, chiamiamola, una sgambatina, ecco, perché erano molto molto stanchi. L'importante è che non si è fatto male a nessuno, perché dopo che lavori tanto il problema più grande è il discorso degli infortuni. Non abbiamo visto niente perché chiaramente i ragazzi sono ancora all'inizio, c'è da lavorare tantissimo, però c'è molta buona volontà. Rosa completa oppure pensate ancora di intervenire sul mercato? No, noi stiamo valutando ancora un paio di alternative, e se non è in settimana, perché ci stiamo riordinando le idee, ma sicuramente, come ho detto prima, due situazioni in entrata probabilmente ci saranno. Durante la partitella vedere Ricchiuti a bordo campo fa un certo effetto? Adrian lo vedo molto molto bene, ci sta dando una mano sia con l'esperienza che ha con il mister tra i ragazzi e il campo, e sia questa nuova versione di team manager che lui si sta prendendo molto a cuore. Ecco. Vi state muovendo molto anche per il settore giovanile, abbiamo visto già alcune collaborazioni raggiunte. Sì, infatti è stata presentata una collaborazione importante l'altro giorno con la Stella e con l'Accademia Vincenzo Bellavista. Siamo molto orgogliosi che la città si stia, tra virgolette, compattando piano piano insieme alla Rimini Calcio per un progetto importante. Ce lo auguriamo che questo tipo di progetto possa crescere, e allargandosi anche sul discorso dove siamo ospiti qui anche nella Valmarecchia. Ecco. La passione c'è, non c'è, ma anche qui a Secchiano oggi abbiamo visto circa una sessantina di persone venire a vedere la prima sgambata del Rimini. Un in bocca al lupo lo facciamo ovviamente allo staff tecnico, ai giocatori, ma penso anche ai tifosi. Io faccio, come hai detto tu, l'in bocca al lupo a tutti i ragazzi, alla Rimini Calcio, e soprattutto lo faccio anche ai nostri tifosi, perché se lo meritano. Hanno sofferto tanto, stanno soffrendo ancora tanto, speriamo di riuscire a dargli delle gioie, e queste gioie sono le categorie superiori, come ben sappiamo tutti quanti. Ringrazio tutti quanti e lo dico per la prima volta, sempre forza Rimini.